ritorno dopo poco più di un anno su YouTube e torno in compagnia di Cherie, che è diventata mamma nel frattempo, e di uno dei suoi piccoli bimbi. Lui è Otello, è un maschietto ed è meraviglioso. E lei gli vuole tanto, tanto bene, è una mamma veramente super, super affettuosa. Vero? Cioè, sono continuamente a pulirlista. Vabbè. Quindi, nel momento in cui abbiamo deciso che Cherie potesse diventare mamma, aveva già 4 anni, cioè aveva 3 anni e mezzo. Lei a fine settembre, il 29, ha compiuto 4 anni, quindi l'età era perfetta. E il 27 settembre sono nati loro. Queste meraviglie. Otellino, quest'estate, quando abbiamo deciso di farla incontrare col maschio, lei è stata molto, molto aggressiva. Quindi abbiamo optato per l'inseminazione artificiale, ma prima bisogna fare appunto un esame del sangue dove si monitora il progesterone e da quello si determina se la cagnetta è pronta o meno. Nel momento in cui abbiamo dedotto che la cagnetta era pronta, abbiamo proceduto con la prima e poi la seconda seduta di inseminazione. E per sapere se la cagnetta fosse rimasta incinta, bisognava attendere circa 25 giorni, momento in cui abbiamo potuto fare la prima ecografia. E dalla prima ecografia abbiamo visto che, appunto, c'erano questi monellacci. Non potete immaginare la mia gioia, veramente è stata una cosa per me troppo, troppo bella. E poi abbiamo atteso il 45esimo giorno di gestazione per fare la seconda ecografia, dove abbiamo visto quanti corpi, quanti feti erano presenti e la dottoressa mi aveva detto 3 o 4, effettivamente erano 4. E da quel momento abbiamo cambiato il mangime, le abbiamo dato quello per cuccioli, le abbiamo dato anche un complesso vitaminico per aiutarla maggiormente durante questo periodo stressante. E la cagnetta, come giusto che sia, avrebbe dovuto partorire tra i 60, intorno al 60esimo giorno, più o meno 2. Lei ha voluto partorire 4 giorni in anticipo. Quindi ero a Messina, alle 5 del mattino mi arriva la telefonata che lei stava per partorire, stava partorendo anzi, e quindi Rosario, che io ringrazio, mi ha accompagnato fino a casa, perché io ero a Messina e la cagnetta la tengono i miei genitori in un paese in provincia di Messina. E ora Otellino sta giocando con i miei capelli, è molto contento di questo, però vabbè. E quindi niente, una volta che ha partorito un parto comunque estremamente tranquillo, non ha avuto particolari problemi, assolutamente, veramente un parto super tranquillo. Quindi, oh, che siete belli, che siete belli. Quindi, una volta partorito, le abbiamo continuato a dare mangime per cuccioli, gli abbiamo dato per altri 20 giorni circa gli integratori e questo è un attimo una prassi. Poi, durante abbiamo iniziato già lo svezzamento con i cuccioli, lo svezzamento si inizia intorno al 25esimo giorno di vita e quindi gli abbiamo dato il mangime per cuccioli accompagnato da un pochino di latte di capra, perché a differenza del latte vaccino quello non gli crea problemi intestinali, è molto nutriente e appetibile, quindi cominciano a stuzzicare questi nuovi cibi, questi nuovi gusti. Ieri abbiamo dato, che era il 5 novembre, la prima dose di vermifugo, già la seconda dose, e intorno al 53esimo giorno di vita si fa il primo vaccino, che è quello contro la parvovirosi. Mi raccomando, fate le vaccinazioni, soprattutto ai cuccioli, perché sono veramente, veramente importanti. Vi evitate un sacco di problematiche, un sacco di guai, che non sono cose belle. Io ho avuto una volta un caso di parvovirosi ed posso assicurarvi che non è una cosa bella. Detto ciò, adesso Cherie è tornata a mangiare il suo mangime che ha sempre mangiato, quindi quello per adulti. Loro un po' ancora, ancora un pochino poppano, insomma, sono un amoruccio. Comunque, se vi state chiedendo che cani siano, sono dei bassotti nani, il colore è fulvo. Al momento in cui sono presenti alcune carbonature che però crescendo andranno a scomparire e nel genere dei cuccioletti c'è il cioco, perché il papà è un cioco. E quindi questo è quanto. Non è vero, piccola Cherie, non è vero? Pulizia, ancora pulizia, sempre pulizia ne facciamo.
Voi non potete immaginare quanto lei sia affettuosa e dolce con i suoi cucciolini. È la cosa più bella veramente che mi sia capitata da quando ho cani, quindi da sempre. E faccio vedere meglio il cucciolo, non so se riuscite a vedere, ma questo è lui in toto. È meraviglioso proprio. Ehi, piccolo delino. Va bene. Comunque, se doveste avere delle domande in merito alla gravidanza, in merito al parto, allo svezzamento, ai cuccioli, qualsiasi domanda inerente a questo video, scrivetemi qua sotto tutto quello che vi passa per la testa e io avrò il piacere di rispondervi. Ad ogni modo, il video è terminato e ci vedremo presto con un'altra novità, sempre su questo canale.